ora andiamo insieme a vedere l'oasi di Noale, che domenica sarà possibile visitare gratuitamente con delle visite guidate da esperti del WWF. Nell'ambito di Biodiversamente Festival dell'Ecoscienza promosso dal WWF, sabato e domenica si potrà visitare l'oasi di Salzano, entrata per la prima volta tra i siti nazionali in cui si svolge il festival. Nell'oasi di Noale, invece, la provincia finanzia un'attività di educazione ambientale per farne conoscere le bellezze. Le cave di Noale sono una zona umida molto importante, in quanto rappresenta un ecosistema particolare della pianura veneta, che è una pianura fortemente alterata è antropizzata e quindi rappresenta un ambiente ideale per moltissime specie di animali, in particolare gli aironi, che qui sono presenti con diverse specie, soprattutto l'airone rosso, che nidifica all'interno del vasto canneto che caratterizza l'area. Stiamo investendo per completare quello che è uno splendido oasi a pochi passi dalla città e presente nel comune di Salzano, attraverso la posizione di cartellonistica lungo i perimetri, ma anche una cartellonistica che individui opportunamente il sito. Per la sua rilevanza naturalistica, l'oasi di Noale è stata individuata come sito di importanza comunitaria e successivamente proclamata dalla regione zona di protezione speciale. Abbiamo fatto un investimento anche attraverso la pubblicazione di un piccolo libro che spiega le specie esistenti in quest'oasi, al fine di fare educazione ambientale rivolta ai ragazzi delle scuole elementari, delle scuole materne, i bambini delle scuole materne, i ragazzi delle scuole medie, è rivolta alle famiglie del territorio. L'oasi sarà aperta domenica dalle 10 con la possibilità di effettuare visite gratuite accompagnati da operatori e guide del WWF fino alle 16:30.